Sono Comi Giovanni, sono nato a Roma, dunque la mia situazione in generale era abbastanza tragica. Comunque l'arcata superiore, diciamo che avevo già fatto 30 anni prima un lavoro di copertura, ma anche per timore, per paura, fobia per gli aghi. Ho sempre rimandato, eccetera. Che avevo una protesi mobile, ovviamente si staccava, dava problemi al palato, aveva scavato al palato, diciamo, ha creato un po' dei problemi fisici proprio. E poi, insomma, era scomoda. Quando ho conosciuto Giovanni, lui era un paziente che aspettava da anni di sistemare la sua bocca, soltanto che aveva paura, aveva una protesi fissa, ormai datata, e su questa poggiava anche una protesi mobile, quindi aveva una situazione, diciamo, sul mascellare superiore abbastanza compromessa. E sentiva una forte esigenza di riabilitare il suo sorriso. Non aprivo la bocca, praticamente. Cercavo di evitare il più possibile di parlare perché mi ero fatto un bel problema, insomma. Ero condizionato. Il problema di rapportarsi, sorridere, parlare, insomma, non era da poco. E niente, ho fatto l'intervento dell'arcata superiore, fissa. Come se avessi riacquistato i denti miei naturali. E quindi il sorriso spontaneo, incondizionato. Fondamentalmente lui in una seduta ha rimosso i denti e quindi la vecchia protesi fissa che aveva, poi ha nella stessa seduta posizionato quattro impianti e su questi quattro impianti poi successivamente è stata applicata una protesi fissa che ormai lui porta almeno da 8 anni con ottimi risultati sia dal punto di vista, diciamo, funzionale che dal punto di vista, diciamo, estetico. Io capisco il terrore che uno può avere perché ci sono passato, terrore, aghi e ferri nella bocca, insomma, però ne vale la pena. Non essere condizionato nelle cose piccole della giornata, non è poco. Sorridere spontaneamente senza, oddio, ho scoperto troppo la bocca, è uscito fuori il dente, si vede quello, si vede quell'altro. No, sorridere, ridere, scherzare e parlare. Per mangiare mangio di tutto, anche i torroni che sono abbastanza duri, croccanti. La differenza tra il fisso e il mobile è sostanziale, cioè è enorme. La mobile comunque hai problemi nella masticazione, fastidio, poi col tempo diciamo che si muove sempre di più, puoi inventare qualsiasi cosa, però è fastidiosa, è dolorosa. E invece l'impianto fisso, cioè, è come avere le denti naturali. Lui era un paziente che mi è arrivato attraverso il passaparola, avevo curato anni prima il fratello che era rimasto molto soddisfatto del lavoro che gli avevo fatto e quindi lui a quel punto proposto me come potenziale dentista e una volta che ci siamo conosciuti lui diciamo, si è fidato e abbiamo iniziato questo percorso. Il dottor Andrea Sibassi è gentilissimo, è veramente una persona. Ti mette a tuo agio, poi la sicurezza, la tranquillità, la professionalità ti tranquillizza, insomma. Se avessi fatto quello che ho fatto quando ne avevo effettivamente già bisogno, avrei vissuto un po' meglio, senza problematiche, senza condizionamenti, più spontaneità. Quindi io consiglierei a chiunque che hanno questi problemi di affrontarlo. Sì, lo so, capisco, è dura, ne vale la pena.